Anche quest'anno, per il secondo consecutivo, per via della pandemia sono state annullate tutte le manifestazioni esterne, niente processioni per le vie dei centri cittadini, ma non sono mancati certo i momenti di preghiera, forse ancora più intensi, all'interno delle varie comunità parrocchiali. A Biancavilla questa mattina nella Chiesa Madre si è vissuto uno di questi momenti. Alle 6 del mattino, che tradizionalmente il Venerdì Santo vede l'uscita dalla Chiesa del Purgatorio della Statua della Madonna Addolorata per la processione che attraversa le vie della città visitando anche i luoghi della sofferenza in cerca del figlio morto, quest'anno il simulacro della Vergine è stato posto dinanzi l'altare della Basilica ai piedi del Cristo Crocifisso. Nel corso della mattinata in chiesa si sono alternati fedeli che hanno rivolto alla Vergine Madre preghiere silenziose e comunitarie. A mezzogiorno, con la partecipazione dell'Arciconfraternita dei Bianchi, si è svolta la Via Matris, con la rappresentazione dell'incontro della Madonna Addolorata con il Cristo morto in croce. Venerdì Santo è la giornata in cui ci soffermiamo nella preghiera e nella contemplazione del mistero della sofferenza, della passione, del dolore della croce. Cristo Gesù su quella croce ci insegna a dare un valore alla nostra sofferenza, una sofferenza non a senso unico o perduta, ma dalla sofferenza può nascere la vita. Quella icona evangelica che Gesù stesso ci ha consegnato: se il chicco di grano caduto in terra non muore, non marcisce, non può dare vita alla nuova pianta, al nuovo chicco di grano. E così è la morte. La morte di Cristo ha riscattato l'umanità, ci ha riconciliati con il Padre, ci fa comprendere il grande messaggio della vita che c'è dietro la croce. La croce è speranza nostra, vita nostra. Impariamo ad offrire le nostre sofferenze con amore, impariamo anche a sapere condividere le sofferenze, capire le sofferenze degli altri e soprattutto impegnarci nella carità vicendevole. E questa sera altro momento toccante si è vissuto con la celebrazione della Passione e la tradizionale scisa, ovvero la deposizione del corpo di Gesù dalla croce, sempre avvenuto all'interno della Basilica. La tradizionale processione dei Tre Misteri, come detto, non si è svolta per via delle restrizioni anticontagio.